I carabinieri della compagnia di Ciro Marina hanno eseguito tra Crotone, Torino, le case circondariali di Catanzaro e Palmi e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone messe dal GIP su richiesta della procura pitagorica, finalizzata una richiesta finalizzata a un'associazione a delinquere di riciclaggio di autovetture rubate in Italia, simulando l'esportazione all'estero grazie alla clonazione di targhe. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone alla presenza del procuratore capo Giuseppe Capoccia. Il fenomeno del riciclaggio di vetture è un fenomeno criminale diffuso e ricorrente. Dovunque in Italia questo tipo di indagini vengono fuori perché la passione per le vetture, per acquistarle con prezzi convenienti, c'è in tutti ed è pressoché irresistibile. Qui abbiamo la novità di questa vera e propria clonazione, perché mentre normalmente si importano rottami e si utilizza soltanto il numero di telaio e i documenti, qui abbiamo veramente una clonazione di macchine. La macchina regolarmente sta circolando in questo momento in Spagna e qui è stato creato un clone attribuendo i dati identificativi a vetture che invece sono purtroppo state rubate in Italia in danno di qualcun altro. L'organizzazione che è stata sgominata questa mattina prevedeva la rimatricolazione di vari veicoli risultati in seguito rubati in Campania e poi rimatricolati con dei numeri di telaio che corrispondevano ad auto provenienti, circolanti soprattutto in Spagna, il che ci ha aperto comunque una visione su una associazione particolarmente organizzata che in questo caso riusciva a rendere lecite con documentazione contraffatta o comunque con documentazione manomessa delle auto proventi di furto.